Il consorzio, dietro invito della, insomma, diciamo della rete nazionale dei gas, ha accettato, ha accolto la sfida di farsi promotore dello sviluppo dei propri concorrenti. Quindi Arcipelago Siciliano è un figlio delle galline felici, un figlio che utilizza la notorietà e la credibilità delle galline felici per crescere. Lavoriamo assieme a far crescere la torta riducendo la dimensione della fetta. I numeri li devi avere, no? Altrimenti non puoi sostenere la ditta confiscata alla ditta di trasporti, confiscata alla mafia, decrescendo in valore relativo, cioè lasciando spazio a tanti altri di crescere. Ed è una grande soddisfazione perché significa passare da una logica dell'interesse stretto, personale, a un'idea. Così come era al convegno dell'Aquila, l'economia del noi. Anzi, c'era qualcuno, il poeta folle, che ci scherzava su queste cose. Economia è economia. Se cresciamo tutti assieme, cresciamo meglio. Se pensiamo di farci le scarpe uno con l'altro, impiegheremo una bella fetta delle nostre energie marcato a cantare un buon decino. Ma buon decino, o buon decino, faccio il cerecino, quando lo chiamo non vuole venire. Aiuto al mercato a cantare una iardina, fa la iardina, fa un buon decino, o buon decino, faccio il cerecino, quando lo chiamo non vuole venire. Mercato a cattare noi a nuzzo, ma lui a nuzzo, ma la iambina, o buon decino, ma c'è c'è c'è, quando lo chiamo non vuole venire. No, no, non vuole venire, non vuole venire. E quindi anche sulle piante chiaramente c'erano i viaggi di esplorazione del Cinquecento, eccetera. Uno degli scopi principali era andare a prendere piante, portarle qua e provare ad acclimatarle. Chiaramente trovavano più sensato provare a vedere come si comportavano al sud e poi eventualmente portarle più verso nord. Lui alza queste bratte, sotto le bratte queste cose rosse. C'ha una mano di fiori, si dice. Aiuto al mercato a cattare un porcelluzzo. Fa porcelluzzo. Lo sciccaretto, palla scenduzzo, pallu cavaggio, pallu iadduzzo, palla iaddina, ma buon decino, o buon decino, ma c'è c'è quando lo chiamano un po' venite. Buon decino che sì, poi un porcegnozzo, fa porcegnozzo, lo sciccaretto, palla scenduzzo, pallu. Io ho preso questo agrumeto che era tutto, erano tutti tarocchi, e poi c'erano due piante di limoni, due di clementine, una di pompelmo, e basta più. Perché l'idea è quella, produci per trasformare in soldi. E quindi si tende alle grandi monocolture, no? All'estensione, quanto più grande e più omogeneo è, meglio è. Quindi se in mezzo a un campo di arance c'è poi una pianta di limoni, dà fastidio per lavorare, per raccogliere, per fare la pot, perché si tende anche alla potatura meccanizzata, no?
E quindi qualunque difformità dà fastidio. Io ho fatto il lavoro opposto, qua era tutto omogeneo e ho innestato di tutto. Per esempio, questo è un pomelo, questo con questi frutti così grossi. È un pomelo che è un progenitore del pompelmo. È un frutto che trovo buonissimo. Che prima, appunto, il giardino, l'idea di giardino era un posto con la massima varietà, perché dal giardino tu dovevi tirare fuori da mangiare, quindi avevi questo, quello, quell'altro. Noi aderiamo a tutte cose, siamo tra i promotori di tutta una serie di iniziative, tutto l'anno è una processione continua di gente che viene non a controllare, ma a conoscere, a incontrarsi, eccetera. Ho avuto gasisti che sono stati qua anche 6 mesi a lavorare con me, per cui, siccome poi le cose girano chiaramente, insomma, hai questo tipo, diciamo, di testimonianza, di certificazione dovuta alla relazione. Ti limiti ad affidarti a un ente terzo che garantisce che io sono in una certa maniera, ma sei tenuto a darti da fare, non ti dico a venire da Milano a Catania, ma a mettere in atto una serie di meccanismi per cui prendi informazioni su di me da parte di chi c'è stato. O altrimenti, insomma, questo sistema chiaramente funziona molto meglio nel chilometro zero, eccetera. Effettivamente in quel caso te ne vai nell'azienda che è a 20 chilometri e vai a relazionarti con quella persona. Imporre ad essere partecipi. Sì. E assieme è possibile a quel punto fare dei passi avanti, progettare delle cose che vanno oltre l'acquistare e vendere. Diventa un altro tipo di relazione che mi sembra molto più interessante. No? Di un pensiero performante, seguendo tante promesse infrante, è un mondo violentato.